Ha il compito in classe. Ugo Foscolo. Oh! Silvia. Oh, I can't believe I get so far of this life, I just can't get enough. Whoa, 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 whoa. Ma non doveva scrivere una canzone per te? Dice che la sta scrivendo. E questa va sul mio Twitter. Oh, puntuale! Cazzo, io fra mezz'ora al provino. Caterina, aspetta, ti chiedo un'altra occasione, solo pochi minuti. La selezione è chiusa, mi dispiace. I Nice Noise non esistono più ed è solo colpa tua. Non sei neanche riuscito a scrivere la canzone che mi avevi promesso. Ma te lo giuro, te la scrivo. Ti sei fatto sequestrare la Ducati! 2000 euro di multa ti hanno fatto! Cosa darei per tornare indietro e ricominciare da capo questa giornata? Saresti disposto a riviverla pur sapendo che potrebbe andare peggio? Hai il compito in classe. Può essere un'altra volta il 7 giugno. Tuo figlio si fa le canne. Scrivete. Foscolo, sul serio. Fonte sicura. Cesare Pavese. Vorrei che mi aiutassi a scrivere una canzone. Tra me e te non c'è mai stato feeling, né musicale né umano. Quindi scordatelo. Tu sei come Luna Park. Ti sforzi di far divertire gli altri, ma non vedi l'ora che la gente che ha pagato il biglietto se ne vada a casa, per mostrare chi sei veramente. Grazie. Ti amo! La mia canzone è dedicata a una ragazza fantastica che per troppo tempo ho dato per scontata. Emanuele Bosa, Michela Quattrociocche, Agnese Kless. L'applauso del cielo. Una canzone per te. Dal 28 maggio al cinema.